Bismillahirrahmanirrahim, in nome di Allah, il clemente e il misericordioso, il nostro sermone oggi porta il titolo La protezione dell'interesse pubblico e degli affari pubblici. Ma prima di tutto lode ad Allah, Signore dell'Universo, che dice nel nobile Corano: aiutatevi l'un l'altro in carità e pietà e non sostenetevi nel peccato e nella trasgressione. Temete Allah, Egli è severo nel castigo. E rende testimonianza che non esiste divinità oltre ad Allah, l'uno senza alcun associato, e che il nostro maestro e profeta Muhammad è il suo servitore e messaggero. O Allah, concedi la tua pace e benedizione a lui, alla sua famiglia, ai suoi compagni e ai coloro che le seguono con rettitudine fino all'ultimo giorno, seguitando e merito. L'Islam fece costruire una vera umma, cioè nazione, con forti basi e pilastri, invitando la gente a proteggere e difenderla. Inoltre, l'Islam fece della protezione dell'interesse pubblico una responsabilità comune e condivisa da tutti gli individui della umma, cioè la nazione. Quando la consapevolezza si cresce tra i cittadini della nazione verso il valore e l'importanza dell'interesse pubblico, si rafforzano i principi della collaborazione e della solidarietà per proteggerlo. E così la società si unisce con un intero e unico corpo. Di questo il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, disse: vedi e credente, per quanto riguarda il loro essere misericordiosi tra loro e mostrano amore tra loro e sono gentili, assomigliando a un solo corpo, in modo che se qualsiasi parte del corpo non sta bene, l'intero corpo condivide l'insonnia e la febbre. Indubbiamente uno degli elementi più importanti per preservare gli affari pubblici è quello di dar priorità all'ampio interesse pubblico a beneficio di tutte le persone rispetto agli stretti interessi privati a vantaggio di pochi individui, al fine di salvare l'anima umana dai mali dell'egoismo, perché l'interesse pubblico comprende tutto quello che dà una vita alla società nel suo insieme, materialmente e moralmente, portando il bene e il beneficio alle persone e le protegge dal male. Ciò che realizza anche la protezione della nazione, la stabilità e l'integrità territoriale è senza dubbio per raggiungere il bene della nazione e l'intera società. Tutto questo rappresenta delle priorità. Il nobile Corano afferma l'importanza della protezione dell'interesse pubblico rispetto all'interesse privato, e questo era il metodo dei profeti e messaggeri. Allah, l'Onnipotente, inviava i profeti per il beneficio delle proprie comunità e per realizzare il bene a tutta la gente senza aspettare una ricompensa materiale o morale. Di questo disse Allah sulla lingua del profeta Noè: che la pace di Allah sia su di lui. O popolo mio, non vi chiedo alcun compenso, la mia ricompensa è in Allah. Non posso scacciare quelli che hanno creduto e che incontreranno il loro Signore. Vedo che siete veramente un popolo di ignoranti. Allah disse anche sulla lingua di uno dei suoi profeti: o popolo mio, non vi domando nessuna ricompensa, essa aspetta a colui che mi ha creato. Non capirete dunque? La legge religiosa, cioè la Sharia islamica, venne in accordo con la mente e commisurata ad essa, incoraggiando le persone a fare delle cose che potrebbero realizzare l'interesse pubblico a tutti i cittadini del paese, tra cui ricordiamo soddisfare i bisogni necessari della società e tener conto della giurisprudenza della realtà. E se l'esigenza per la società è di costruire ospedali e attrezzarli per prendersi cura dei poveri, quindi è una priorità. E se c'è esigenza per costruire delle scuole, degli istituti, fare le manutenzioni e le attrezzature, sostenere gli studenti e curarli, quindi è una priorità. La priorità è per questo, sebbene vi sia un urgente bisogno di facilitare il matrimonio insolvente e il pagamento del debito per i debitori, alleviare l'indebitamento dei debitori, la priorità per questo.
L'eliminazione dei bisogni delle persone e soddisfare i requisiti della loro vita e di doveri legittimi è nazionale, dice il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui. Non ha fede quello che dorme con lo stomaco pieno mentre sa che il suo vicino ha fame. Tra cui anche ricordiamo la conservazione del patrimonio pubblico condiviso da tutti i cittadini, la sanità del patrimonio pubblico più della sanità del patrimonio privato, a causa dei molti diritti ad esso correlati e della molteplicità dei conti a lui spettanti, e quindi messo in guardia l'Islam da danni furti o danni ad esso. Di questo Allah l'Altissimo dice: l'inganno non si addisce a un profeta, chi inganna porterà seco il suo inganno nel giorno della risurrezione, e ogni anima sarà ripagata per quello che avrà meritato, nessuno sarà frodato. Il patrimonio pubblico appartiene a tutte le persone e non a certe persone, e responsabili della gestione di tal patrimonio devono essere sinceri e onesti. Nessuno ha il diritto di trasgredire quel patrimonio pubblico, perché questo si considera tradimento e ingiustizia nei confronti di tutta la gente. L'Islam ha anche ordinato la conservazione dei servizi pubblici come case di culto, scuole, ospedali, giardini, eccetera, poiché appartengono a tutti, a beneficio di tutti, e ha avvertito la gente di fare abusi, sprechi o bottino contro di essi. De questo dice Allah, l'Onnipotente: non spargete la corruzione sulla terra dopo che è stata resa prospera. Invocatelo come timore e desiderio. La misericordia di Allah è vicina a quelli che fanno il bene. Tutto questo indica che non è consentito a qualsiasi persona di usufruire il patrimonio pubblico a suo modo inappropriato, sostenendo di aver un diritto comune in esso, e questo è un malinteso. Dobbiamente preservare e proteggere e sviluppare i servizi pubblici, perché non è una proprietà privata e non appartiene a uno specifico gruppo in un determinato momento, ma è una proprietà comune per noi e per la prossima generazione. E ci sono diritti da conservare per questi servizi pubblici, come la conservazione del diritto delle vie. Ed è questo, disse il profeta, evitare di sedervi nelle vie. La gente allora disse: o messaggero di Allah, non possiamo fare a meno di quei luoghi di incontri in cui conversiamo. Quindi disse: beh, se dovete farlo, quindi dovete conservare alle vie i propri diritti. Chiesero: quali sono i diritti dovuti alle vie? Rispose: abbassare lo sguardo, astenersi da qualsiasi cosa offensiva, restituire saluti, ingiungere il diritto ma'ruf e evitare le azioni malvagie. Il messaggero di Allah, pace e benedizione di Allah su di lui, disse anche: la fede ha 60 rami dispari o 70 dispari. La più alta di tutte queste è la testimonianza di fede. Non esiste un vero Dio tranne Allah, mentre il minimo è la rimozione di oggetti dannosi dalla via. E la timidezza è un ramo della fede. Tra cui anche ricordiamo lo svolgimento del servizio nazionale, che è uno degli beni più importanti svolti dall'uomo nei confronti della sua religione e patria, che è la prova della sua lealtà nei confronti del suo paese e della sua sincerità, appartenenza ad esso e di amarlo. La patria e l'onore hanno la stessa posizione e valore per il verso musulmano, oppure verso il musulmano, come la propria anima, la religione, le proprietà e i patrimoni. Tal servizio semina nell'anima di tutti i significati della nobiltà e precetti previsti dalla nostra religione islamica. Di questo dice il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui: occhi non saranno toccati dal fuoco, occhi che piangono dal timore di Allah e occhi che custodiscono la gente per amore di Allah. È nell'interesse pubblico anche osservare, per motivi di affari pubblici e trattati tra lo Stato e gli altri Stati,
organizzazioni e associazioni estere. Qualsiasi atto religioso, intellettuale o legale deve essere istituzionale emesso dai responsabili o i loro rappresentanti. Chiunque parli di tale questione dovrebbe prendere in considerazione tutte le circostanze sociali, nazionali e internazionali relative a ciò che, di cui sta parlando, in modo che non vengano emesse alcune opinioni individuali, affrettate e fatua negli affari pubblici, in modo che si scontra con la realtà e si scontra con le leggi, trattati e convenzioni internazionali. Allah l'Onnipotente dice: «O voi che credete, rispettate gli impegni». Questo verso, in generale, include tutti i contratti, le alleanze e gli obblighi commessi dall'uomo con gli altri. E il nostro profeta, pace e benedizione dell'Asso di Lui, ordina ai musulmani di rispettare gli impegni e le promesse tranne quei che violano gli ordini di Allah. E il profeta, pace e benedizione dall'Asso di Lui, ci dà un bel esempio nel rispetto dei trattati, se anche non con i miscredenti, come fece nel trattato di Hudaybiyah, quando fece restituire uno dei compagni a Quraysh per non violare il trattato. Parlare degli affari pubblici senza consapevolezza o comprensione potrebbe condurre a tanti pericoli nella struttura dello Stato e nello suo interno, perché fa di essi un materiale del sarcasmo, e per questo Allah ci ordina di consultare quelli che sanno e che hanno delle informazioni attendibili. Ed è questo, Allah dice: se giunge loro una notizia, motivo di sicurezza o di allarme, la divulgano. Se la riferissero al messaggero o a coloro che hanno l'autorità, certamente la comprenderebbero coloro che hanno la capacità di farlo. Se non fosse stata per la grazia di Allah, che è su di voi, e per la sua misericordia, certamente avreste seguito Satana, eccetto una piccola parte di voi. Dico questo e chiedo il perdono di Allah per me e per voi. Ritorniamo. Lode ad Allah, Signore dell'universo, Signore dei mondi, testimonio che non c'è Dio che Allah. L'unico è testimonio che è il nostro maestro e profeta Muhammad e il suo servitore e messaggero. Pace e benedizione su di lui e sulla sua famiglia, i suoi compagni, i suoi tutti che li seguono con carità fino al giorno del giudizio universale. Quindi, fratelli e sorelle nell'Islam, il concetto di affari pubblici va oltre gli interessi limitati dell'individuo alle preoccupazioni delle masse. Per questo motivo l'amministrazione degli affari pubblici non è comune. Il fatto che implica che ci sono delle persone autorizzate a dirigerli, come i responsabili della sicurezza nazionale e altri che dirigono gli affari sociali e politici, istituzionali e scientifici. E si dice che se il dirigente nel suo campo di competenza ha torto, ha una ricompensa, e se si sforza di fare del meglio avrà due ricompense. Questo vuol dire che se una persona non ha delle competenze e cerca di emettere delle fatwa o giudizi riguardanti gli affari pubblici, questi sono errati, commette un grande peccato. Di questo Allah dice: se avete bisogno delle informazioni dovete chiederle alle persone ben informate, cioè gli studiosi, i funzionari o i competenti, ciascuno nel proprio specifico campo. Quindi è proibito emettere una fatwa, cioè sentenza legale islamica, senza precedente conoscenza. Di questo Allah dice: chi è più ingiusto di colui che inventa menzogne contro Allah o smentisce i segni suoi? In verità gli ingiusti non prosperano. Allah dice anche: non proferite dunque stravaganti invenzioni delle vostre lingue dicendo questo è lecito e questo è lecito, e mentendo contro Allah. Coloro che inventano menzogne contro Allah non avranno alcun successo, avranno godimento effimero e poi un castigo doloroso. Il nostro profeta, pace e benedizione dall'Asso di Lui, disse: se qualcuno viene data una decisione legale, se a qualcuno viene data una decisione legale ignorante, il peccato sarà a carico di colui che le ha data.
I grandi compagni e seguaci di che Allah sia contento di loro erano imbarazzati dalla missione della fatwa, conoscendo la sua serietà. Ecco Abu Bakr as-Siddiq, che Allah sia contento di lui, dice: come potrei vivere in terra o sotto il cielo di Allah se dico qualcosa che non esiste nel libro di Allah? Per questo motivo i compagni e i seguaci non imitavano delle fatwa senza precedente conoscenza. Anche gli angeli dicono nel nobile Corano, essi dissero: gloria a te, non conosciamo se non quello che tu ci hai insegnato. In verità tu sei il saggio, il sapiente, per non dire qualcosa sfondata. Ha detto Abu Abdurrahman ibn Abi Layla: ho vissuto tra 120 dei sostenitori del profeta. Nessuno di loro emetteva una fatwa senza consultare gli altri. Quindi la protezione dell'interesse pubblico è una responsabilità comune, ciascuno nel proprio posto e campo, in base alla sua competenza. Ed è questo il profeta, pace e benedizione d'Allah su di lui, disse: tutti voi siete responsabili dei vostri sudditi. Il sovrano è un guardiano dei suoi sudditi, l'uomo è un guardiano della sua famiglia, la donna è una guardiana ed è responsabile della casa del marito e la sua progenie, cioè i figli. E così tutti voi siete responsabili dei vostri sudditi. Molte persone possono sottovalutare ciò che parlano, ciò che scrivono o ciò che condividono sulle pagine dei social media. E alcune persone possono persino vederlo come una forma di intrattenimento e non si rendono conto che questa è una dimulazione usata dalle persone della menzogna nel loro conflitto con le persone della verità. E così vediamo la nazione di un corbo interrogarsi e tradirsi a vicenda. Pertanto il profeta, pace e benedizione d'Allah su di lui, dice: è sufficiente che un uomo mentisca con tutto ciò che ha ascoltato. Se una persona parla con ogni sorta di bugia, viene punita severamente nell'aldilà. Quante parole false raggiungono gli orizzonti, quindi causeranno il tormento del suo proprietario nel giorno della risurrezione. E il profeta disse: un servitore di Allah può pronunciare una parola che piace ad Allah senza dargli molta importanza, per questo Allah lo porterà a gradi di ricompensa. Un servitore di Allah può pronunciare una parola incautamente che dispiace ad Allah senza pensare alla sua gravità e per questo verrà gettato nell'inferno, cioè il fuoco. Ciò richiede cautela e prudenza e non entrare in ciò che non conosciamo o fatwa senza conoscenza. Allah l'Onnipotente ci ha ordinato di verificare e di non essere guidati dietro e sabotatori, di controllare tutte le notizie che ci arrivano. Allah dice: o credente, se un malvagio vi reca una notizia, verificatela affinché non portiate per disinformazione e pregiudizio a qualcuno e abbiate voi a pentirvi di quello che avete fatto. E il profeta disse anche: la deliberazione da deliberatezza viene ad Allah e la fretta viene dallo a Shaitan, cioè dal diavolo. Ciò che di cui abbiamo bisogno per essere consapevoli del valore degli affari pubblici, della prevalenza dell'interesse pubblico, della percezione e dei pericoli che sono intessuti intorno a noi e vogliono farci scivolare dentro come gli altri. Dobbiamo prendere delle azioni, delle lezioni dei disastri degli altri e fare i nemici della religione e della nazione perdere tale opportunità e dimostrarci uniti per non cadere nelle macchinazioni dei nostri nemici. Dobbiamo diffondere la fiducia tra noi
e cooperare su ogni bene che riguarda tutte le persone. O Allah, aiutateci a rispettare i diritti della nostra patria e salvare il nostro popolo e governatori dei nostri affari, il nostro esercito e la nostra polizia, e rendere il nostro caro Egitto sicuro, generoso, prospero e il resto di tutto il mondo. Grazie dell'ascolto.